Milan riguardo alla cessione del Milan? Se ci sono È novità. una notizia che è attendibilissima. La trattativa per la cessione del Milan è avviata verso la conclusione. Addirittura si parla già di conclusione? Non si parla, è avviata verso la conclusione. Ci sono i presupposti per trovare un accordo. E il nome è quello di? Il nome è quello di Ride Arnaud. sotto i batti, Amò. Arno. Amocheli. Chiedete Fanno le ulteriori cittadine d'Amò. informazioni a Brambati, che sicuramente ci può dire qualche cosa a tal Confermi, proposito. Massimo? Ti risulta? No, no, a parte che confermo, non capisco, veramente Tiziano arriva sempre come un gattone sulle notizie perché pensavo, non dico di averla solo io, però tu sai, Tiziano, che sono molto amico di una persona che fa più o meno lo stesso lavoro di Arnaud e sono stato ospite a casa sua non più di una decina di giorni fa e mi ha, senza sapere che Tiziano e io lavoravamo insieme e che avevamo dato a suo tempo questa notizia, sia io che Tiziano, lui mi ha confermato di questa operazione che sta portando avanti Arnaud. Io sinceramente non so a quale punto è, però che Arnaud vuole diventare il proprietario del Milan è vero. Beh, insomma, Gianni, mi sembra niente male No, come è la notizia, eh? conferma di quello Caspita. che è un anno che gira questa cosa, che è stravera. Una delle risposte è perché Arnaud si interessa al Milan, perché nel nuovo stadio San Siro ci sarà la Bravo. cittadella della moda e con tutta una serie di Bravo, brand bravo dove lui. Gianni. E sarà una Bravo, cosa di eccellenza assolutamente europea. E lui ci vuole essere da protagonista, bravo. e ci sarà. Gianni, scusa. Ti posso dire che comunque questa trattativa è veramente andata a rilento Sì. a causa proprio di questa Dello stadio. pandemia, del Covid, che Ma ha rallentato certo. tutto e ha rallentato anche questa trattativa. Certo. Assolutamente sì. Non a caso, questa notizia che ci ha dato Tiziano, Guarda, io confermata da Massimo, ricordo, arriva prego. 2 giorni dopo un ulteriore step che Milan e Inter hanno fatto per quanto riguarda la questione stadio, Esattamente. sulle volumetrie, il Bravo. discorso su come strutturare la nuova Ma area, le questa percentuali di operazione cemento, nasce. insomma, cose che a casa magari non interessano moltissime, ma rientrano in un discorso più Guarda, ampio che io quindi. ricordo che prima fra Natale e Capodanno dello scorso anno, prima che scoppiasse tutta quella guerra mondiale che stiamo vivendo, io ricordo di una telefonata che fece a Tiziana mentre stava andando in montagna, lui se lo ricorderà, in cui gli ricordavo che c'era una persona che io conosco molto bene che era coinvolta in prima persona a fare questa cosa. E quindi mi raccontò, e sembrava che le cose andassero veramente molto molto di fretta. Poi c'è stato un rallentamento anche dovuto ai soldi, perché sicuramente questo è il terzo uomo più ricco del mondo, ma non è uno che li spreca i soldi. Abbiamo visto con Tiffany cosa sta facendo, perché quando le cose non tornano, questo torna anche indietro, non è che abbia problemi. Certo. E quindi è una cosa che va avanti da così tanto tempo, quindi stiamo arrivando a un anno di distanza, quindi, però l'operazione stadio è fondamentale. Un'ulteriore spinta è arrivata, come hai detto tu, dallo stadio. Certo. C'è già un progetto concreto, 3 anni si impiegherà per costruire tutto il quartiere, verranno coinvolti 3.000 persone, anche Certo, questo è un aspetto molto importante. assolutamente sì, non a caso Uno stadio 2000, avveniristico, eh? 2026 Milano Cortina, la cerimonia d'apertura Esatto. sarà fatta in contemporanea a Cortina e a Milano, dove a Milano si presume nel nuovo stadio, comunque nel nuovo impianto. Queste erano notizie fondamentali, abbiamo aperto una doverosa parentesi nell'intervallo di Milan-Verona per confermarvi, come ha detto Tiziano, che la trattativa con Arnaud c'è, esiste, è avviata. È una fonte attendibilissima e l'ha confermato anche Assolutamente sì, l'ha confermato anche il nostro Massimo. Massimo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci separiamo 2 minuti, diamo la linea alla regia. Credo entri Rebic. Rebic, da Sarà. capire al posto di chi, magari persino al posto di Ibra. Punto di Non domanda. po Due potrebbe minuti essere e lo sapremo, tra un'idea. poco. Se esce Ibra devono ristrutturare.